E niente, anche questa domenica abbiamo sì. deciso di fare una domenica relax, però sempre tema campagna, vita sana. Sì. Siamo venuti a trovare il nostro amico Daniele. Daniele nel suo agriturismo, che si chiama, non mi Valle ricordo, del Torto. Valle del Torto, e siamo al territorio di Monte Maggiore. Maggiore, bel sito. Arriviamo ragazzi! Ci chiamano perché Daniele oggi si è dato alla pazza gioia e ha cucinato un sacco di cose per noi amici che siamo venuti a trovarlo, e ha fatto lo spincione, ha fatto le pagnottine, e poi il nostro amico Giorgio, che vi faremo conoscere, ha portato la ricotta che lui ha delle pecore Alle qui, pecore degli sì, animali e e fa quindi una fa ricotta una di pe ricotta una ricotta fenomenale. bella Buona, 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 buona ma veramente buona. come si faceva una volta. Esatto, veramente. E quindi oggi cibo sano, natura, amici, meglio di così. Vedete che carino Rosolino, rilassatissimo. Intenuta da civile, In tenuta d'ordine. civile, senza la divisa da lavoro, perché qui noi siamo sempre a lavorare. Ma Sì. adesso, oggi, relax. Ho fatto delle focaccine con la ricotta, Vieni, ma le uno focaccine le hai fatte spincione tu? siciliano con la piuma fatta dal maestro Sì, il maestro Giorgio, ve lo volevo presentare. stamattina fatta Dal signor dal signor Giorgio La ricotta invece com'è? Semplice, no? La Mi sembra ricotta no, condita la ricotta con fatta condita con pepe, zeste di limone e olio. Complimenti, io andrei a vedere da vicino lo spincione. Spincione tradizionale siciliano. La campagna è campagna, è inutile, le cose genuine si mangiano solo in campagna. Siamo in cucina. Ehi, di noi in cucina. Allora, abbiamo preparato, in realtà eravamo stanchi morti, e abbiamo preso due scatolette, tante scatolette piccole, No, vediamo il risultato finale. E No, poi questi, poi, cos'era? Rana. L'artefice della pappardella come si chiama? Dino, Dino, la pappardella di Dino. E io la chiamerei di Daniele. La chiamerei la pappardina. La pappardina. No, allora, l'artefice della pasta ha detto: la pasta vuole quanto vuole la pasta. Ok. Volevamo presentarvi Dino, colui che ha dato vita alle pappardine. Fateci sognare, ragazzi! Abbiamo provato a fare un video serio, ma non è stato possibile perché in cucina ci sono 15-25 chef, non si è capito più. E quando sono tante. Tante persone fanno confusione, sì. Però il risultato è mondiale. Sì. Torno in cucina. Che emozione, che trepidazione, che confusione! Che confusione! Sarà perché ti amo! È un'emozione! Rosolino, ci accingiamo alla consumazione del pasto. Avremo da mangiare un salamiere di pasta, tagliatelle con sugo di cinghiale. Per poi passare ragù di cinghiale, per poi passare il secondo, il terzo, il quarto. Ma come facciamo? Brindiamo. Sarà perché ti amo. L'allegria. Innanzitutto, andiamo. Vedo che ti è piaciuta. Era veramente, ma veramente buona. Vero, tanti complimenti. Il cinghiale ha fatto la sua parte. E rende buona, veramente. Fatto ad arte, rende. Maestro chef Daniele varie, perché è stato aiutato. È stato aiutato. Salsiccia. Salsiccia di maiale locale. Locale di Caccamo, che
niente, fanno salsiccia. Macelleria Siracusa. Macelleria Siracusa di Caccamo, di ragazzi. Caccamo, sì. Se andate a Caccamo, la macelleria Siracusa. E Giorgio ci fornisce. Io fornisco sia maiale e sia vitelli. Qua invece facciamo semplice salmorigano di accompagnamento. Agnello. Agnello. Sempre dell'azienda. Agnello. Agricola di Ferdi Sordo, ragazzi, poi cotto al forno a legna e cucito da lo chef Montalbano. Montalbano sono esatto, si presenta benissimo, è stato il nostro assaggiatore, il nostro assaggiatore. Ma com'è? No. Però se non è buono macerato con vino rosso e poi con lasciato con l'oro, carota, rosmarino, cipolla, la carota, carota, buccia d'arancia. È il segreto dello chef. E poi c'è il segreto dello chef, però Montalbano ha messo qualcosa di bello. Vuoi a condirlo, Andrea? E adesso i carciofi dell'orto di Rosolino, che sono stati finemente conditi a mano da Antonio! Che ci hai messo? Le erbe selvatiche che ho appena raccolto qua nella campagna del bel sito di Montemaggiore. Trinca di vitello locale, sempre del signor Giorgio Firrantello. E poi un po' di olio, un po' di pan grattato e messa sul fuoco, sempre carbone di olive e agrumi. Importantissimo. Il profumo della legna. La parte finale, i cannoli, buccia fatta secondo antiche tradizioni da la moglie di Giorgio. Giorgio ha messo solo la ricotta. E poi i dolci che abbiamo portato noi da Cinisi. Poi anche questo, dolci, meraviglie di Cinisi. Questo per concludere, ti sei divertito? Mi sto confondendo un po' perché sono troppi dolci. Ce la possiamo fare! E niente, come vi dicevo la volta scorsa, ogni volta che decido di fare qualcosa, cosa succede, Rosolino? Piove. Però, che dire, va bene anche così, è stata una bella giornata, ci siamo divertiti tanto e soprattutto siamo stati bene, veramente bene. Vi ringraziamo per la compagnia che ci avete dato anche questa volta. Abbiamo le facce stanche perché quando ci rilassiamo ci stanchiamo di più. Sì, non ci siamo abituati. Ecco, sì, ci siamo abituati sempre a stare in movimento, a lavorare, a lavorare, a lavorare, sempre, sempre. Però ogni tanto, è vero, bisogna fermarsi. Grazie di tutto, ci vediamo al prossimo video. Tanti baci, ciao ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao ciao.